Lazio di mister Ruggeri batte il Grifone nel recupero e vola a più 5 in classifica proprio nei confronti dei padroni di casa. Gara non certo ricca di emozioni. Al quindicesimo il Grifone prova a farsi vedere in avanti, la pallina arriva a Fracas che prova il tiro da fuori, palla alta sopra la traversa. Dal 20° in poi inizia il monologo della Lazio, la prima occasione con Di Claudio che serve il numero 8, lo monologo, trova il tiro di sinistro, palla sul fondo. Al 25esimo, punizione di Claudio all'incrocio di pali, bravo Attinelli che vola e devia. Ancora Lazio in avanti, qui con Noto che prova il tiro dalla corsia di destra, il pallone terma direttamente sul fondo alla destra di Attinelli. Al 35esimo, finta di Saitta che salta Papandrea, poi salta anche un altro avversario, il pallone arriva a Romanelli che si gira con il destro, calcia a botta sicura, ottima la risposta da parte di Attinelli. Con l'immagine andiamo alla ripresa, al sesto, tiro cross in chiuso di Noto, ancora il numero uno del Grifone che devia in corner. Al 25esimo ancora Lazio in avanti, sulla corsia di sinistra, il cross al centro, il pallone poi arriva al numero 5 Ciucci che prova il destro dall'interno dell'area di rigore, non inquadrando però lo specchio della porta. Ancora Lazio, qui pericolosa con Di Claudio, sicuramente il migliore dei suoi, salta un paio di avversari, poi cede il pallone a Romanelli, la sfera torna ancora al numero 10 biancoceleste che prova il tiro di sinistro, il pallone arriva poi a Saitta che da pochi passi spedisce a lato. Al 35esimo arriva il gol del vantaggio, lancio in profondità per Zangari che parte in posizione di sospetto fuori gioco, salta un avversario nel dribbling e poi con il destro batte Attinelli che può solo toccare il pallone. È la rete dell'1-0, il vantaggio della Lazio sul Grifone proprio all'ultimo minuto dei tempi regolamentari con l'esultanza di Zangari verso la tribuna e le proteste da parte del Grifone per la posizione di partenza del numero 9 biancoceleste. Nelle finali la formazione di casa prova a trovare il pareggio, qui ci prova Barchesi con il destro, il pallone sfila però sul fondo senza che Romanini possa intervenire, poi all'ultimo minuto di recupero. Il tiro dalla distanza da parte di Giovagnoli con Giacomone che para in due tempi. Arriva poi il triplice fischio del direttore di gara con la Lazio che batte il Grifone per 1-0, decide la rete messa a segno da Zangari al 35esimo del secondo tempo.